Una discreta partita, dai, si poteva fare di meglio come si poteva fare di peggio alla fine. L'importante è che eravamo pronti mentalmente, era la prima partita, era importante sotto quel filo della concentrazione nell'arco dei 90 minuti. Sapevamo di non avere gambe e fiato come le domeniche, però tutto è andato nel migliore dei modi. Con un buon risultato e ci andiamo a fare questa trasferta lì a Trieste. È importante partire bene, soprattutto per non segnare la piazza. Sì, soprattutto alla piazza, ma anche a noi come gruppo, perché fare la prima partita in casa davanti al nostro pubblico e vincere è la cosa migliore che può capitare a qualsiasi squadra, a qualsiasi società. L'abbiamo fatto qui a Foggia e siamo contenti sia da parte nostra che verso i tifosi. Ecco, cosa ti è piaciuto e cosa no? Ti ripeto, è piaciuto l'aspetto mentale di tutti i miei compagni, anche quelli che sono subentrati dopo. Dire una cosa che non mi è piaciuta, no, perché alla fine si sono fatte discrete cose, dove sappiamo su alcune cose dove si può migliorare. Ecco, adesso questo risultato vi ha portato al Nereo Rocco di Trieste, che sensazione? Le sensazioni, le motivazioni penso vengano da sé, è stato importante come il nostro, d'altronde. È una squadra di Serie B, una categoria superiore alla nostra, quindi c'è tutto di guadagnato a noi ragazzi, di mettercela tutta e chi lo sa di fare un compaccio anche lì a Trieste. Potresti avere di fronte Godeas, un attaccante, insomma, che fa tremare anche le gambe. Lì ci vuole il triplo della concentrazione, tanta voglia e alla fine sono le motivazioni che faranno la differenza in questa partita. Realisticamente, quale obiettivo vi ponete per questa trasferta? Cioè, tutti ci auguriamo di passare il turno, però alla fine sappiamo che la Triestina è una squadra di Serie B ben organizzata e se non sbaglio ha sfiorato anche i playoff quest'anno. Quindi un obiettivo nostro è di andare lì e di fare una buona partita tutti i 90 minuti, poi il risultato è una conseguenza.